in questa edizione del D-News. Riparte il centrodestra contro i governi di sinistra Crocetta-Letta. Questo è lo slogan che ha aperto la convention alla Baia Verde di Forza Italia, il progetto di Silvio Berlusconi alla quale hanno già aderito in tanti. Maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di oltre 2,8 milioni di pezzi contraffatti, sequestri anche in Sicilia. La finanziaria regionale non piace a Confcommercio, dura presa di posizione del presidente Agen che ha spiegato i motivi del suo disappunto. La UIL FPL convoca l'assemblea dei lavoratori del comparto regionale per discutere delle problematiche relative all'organizzazione degli uffici regionali e la situazione dei precari. Inaugurata la mostra dei presepi realizzati dai bambini delle scuole comunali dell'infanzia all'Istituto Ardizzone Gioeni. Oggi il rituale pranzo di Natale della cooperativa Insieme per persone con disagio psichico. Ingredienti freschi, semplici e genuini, che lavorati da mani esperte regalano preparazioni ricche di gusto. La genuinità delle materie prime miscelate secondo le antiche regole della lavorazione artigianale. Caffè Mouet, assaporare un sogno, questo è ciò che intendiamo per pasticceria. Caffè Mouet è anche servizio catering. Per ordinazioni rivolgersi al 342-6670-807. Caffè Mouet, via Re Martino 92, Catania. CNA e le imprese, Catania che sostiene Catania. Catania deve ritornare a essere una provincia che progetta il futuro, che investe, che lavora e che produce. Per questo bisogna difendere e diffondere l'impresa ad ogni costo. Decine di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori chiedono accesso al credito, tassi di interesse più bassi, puntualità dei pagamenti, meno tasse e una lotta contro l'abusivismo e per la legalità. Vogliono continuare a innovare, a investire sui giovani, ad andare in altri mercati e a crescere. Perché occorre combattere la crisi e battersi per una provincia migliore, non solo per sé, ma per quelli che verranno. Perché i loro sogni sono la nostra responsabilità. Per avere una rappresentanza più forte, servizi qualificati, assistenza e consulenza su credito e incentivi alle imprese, associati a CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8, email info@cnacatania.it, telefono 095 74 65 294. Riparte il centrodestra contro i governi di sinistra Crocetta-Letta. Questo è lo slogan che ha aperto la convention alla Baia Verde di Forza Italia, il progetto di Silvio Berlusconi, alla quale hanno già aderito in tanti. Un'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, ma un incontro che è servito soprattutto a fare maggiore chiarezza dopo la spaccatura del PDL. Forza Italia, proprio come nel passato, sarà dunque un partito aperto a tutti, l'ha definito così il senatore Enzo Gibino. Tutti possono venire, non sarà necessario bussare alla porta della segreteria del deputato per chiedere di professare la propria idea. E poi quella spontanea che nasce dai club, attraverso la nostra piattaforma informatica, si diventa protagonisti del bisogno di libertà e di democrazia e poi riusciremo a coordinare e organizzare questo spontaneismo, questo movimentismo all'interno di un partito codificato e di un'idea che sarà declinata sulla base della libertà e della democrazia e della meritocrazia. Lei stessa ha definito il governo Letta Alfano incosciente perché è impossibile credere ad una ripresa nel 2014, infatti non ci credono nemmeno gli italiani, ma c'è possibilità di dialogo con Alfano? Per quanto riguarda la prima domanda, ci credono solo loro. Ieri ero in una trasmissione quando ho sentito annunciare da Letta in conferenza stampa che riteneva che l'anno prossimo avremmo avuto un aumento dell'1% di PIL e del 2% tra due anni. Qualunque persona, non c'è bisogno neanche di essere economisti per capire che tutto ciò che non è accaduto nel passato non c'è nel presente, non ci sarà nell'anno prossimo, nell'altro anno. Alfano sta sorreggendo con un partito
che lui dichiara essere di centrodestra, in realtà un'azione che non è neanche di centrosinistra, perché il centrosinistra dovrebbe anche guardare al sociale e a chi è rimasto indietro ancor di più. In realtà è un governo dissennato che applica politiche economiche che vanno contro lo sviluppo e contro l'economia e contro il benessere delle persone, e non è solo Forza Italia a dirlo, sono i forconi nelle piazze, sono tutte le confederazioni sia datoriali che dei dipendenti. Non sappiamo più noi italiani come dirlo, dico noi italiani perché solo il 17% in questo momento crede che il governo ce la possa fare e che l'Italia ce la possa fare. Il resto dell'Italia ha capito che questa cosa non accadrà. Oggi chi più di Forza Italia interpreta quelle che sono le idee, i valori, le posizioni della destra e del centrodestra italiano? Noi siamo convintamente dentro Forza Italia perché ci sentiamo alternativi alla sinistra e riteniamo che il presidente Berlusconi, assieme a tutti noi, può portare avanti un percorso che sia alternativo a questo governo di sinistra molto svogliato, molto supponente, che alle parole non fa seguire i fatti, cioè quello Crocetta, e a un governo che al di là dell'ottimismo, che è quello Letta, ma purtroppo dobbiamo dire trattino Alfano, non è all'altezza di interpretare le esigenze di questo nostro territorio italiano. Molti big dell'ex Alleanza Nazionale, solo un caso, vi siete ritrovati poi nelle idee di Forza Italia e avete superato comunque le incongruenze che c'erano nel passato? No, ma innanzitutto qua non si tratta di incongruenze o nuove idee. Noi siamo una squadra che parte da lontano, che ha sempre manifestato le proprie idee. Il problema non è il nome, il titolo, l'intitolazione, è essere fedeli e coerenti con le proprie impostazioni, con i propri programmi. L'Alleanza Nazionale ha creato il PDL si è trasformato in Forza Italia e oggi siamo qui a continuare la buona battaglia del centrodestra. E non è certamente un mistero che la scissione del PDL non ha fatto contenti proprio tutti. L'unione in fondo fa la forza. No, io non sono contento perché io ritengo che il centrodestra debba stare unito. Io penso di avere dimostrato nel corso della mia attività la ferma volontà che ho sempre avuto di far sì che il centrodestra rimanesse unito. Quando non è unito perde. Quindi io non sono per nulla contento del fatto che ci siano le divisioni. Mi auguro che ci sia la possibilità di riprendere un lavoro serio assieme. Quindi pensa che ci possa essere dialogo con Castiglione Firarello Alfano? Io penso che al di là delle posizioni attuali, chi si colloca nel centrodestra non può che dialogare con chiunque sta nel centrodestra, tranne che poi ci siano comportamenti tali che dimostrano che questa collocazione del centrodestra non c'è, ma se c'è la collocazione del centrodestra è chiaro che dobbiamo dialogare con tutti. Chi vi parla non avrebbe mai sperato di registrare quella frattura, ma un aspetto positivo quella frattura lo ha determinato, poiché si è fatta più chiarezza all'interno del più importante partito di centrodestra italiano, laddove noi continuiamo a rappresentare un partito plurale all'interno del quale permangono esperienze, comunità, sensibilità diverse, tutte però fermamente ancorate all'interno del centrodestra italiano. Penso all'area cattolica, penso a quella identitaria nazionale e sociale rappresentata da Enne, penso all'area liberale. Oggi Forza Italia rappresenta la sintesi fra queste sensibilità diverse all'interno di un percorso però coerentemente schierato a destra. Circola il nome suo come coordinatore regionale del partito, sarà così? In realtà circola perché in questo momento sto lavorando in maniera molto stretta con il Presidente nella costruzione, in questo work in progress di questo grande movimento. Dico, fedelissimo di Berlusconi lei? Lo sono anche da prima, cioè quando non riuscivo a lavorare con lui a stretto fianco, quindi adesso ovviamente mi gratifica di più. L'ho chiamato work in progress, se mi concedete il termine inglese, insomma un lavoro che si sviluppa e si plasma e si modifica man mano che riceviamo gli input dalle persone, dai convegni, dalla gente, ma anche dalla piattaforma informatica che ci manda tanti input, soprattutto dai giovani. Allora cerchiamo di costruire non un partito stretto, ma un vestito modellato in funzione delle esigenze del popolo italiano e di quelli che vogliono professare libertà e democrazia nel nostro movimento. Forza Italia spinge per andare al voto. Quando, secondo lei, si dovrebbe andare a votare? Noi spingiamo per andare al voto per fare chiarezza e capire quali sono i programmi per la gente. È chiaro che bisogna fare una legge elettorale nuova che ci metta nella condizione di votare per le persone che si presentano con la propria faccia alle persone che possono farlo. Quindi appena fatta la legge elettorale io credo che si debba votare.
C'è anche la Sicilia fra le regioni coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di oltre 2,8 milioni di articoli con marchi contraffatti, 56 cittadini cinesi che sono stati denunciati. L'operazione è stata effettuata su scala nazionale ed è stata eseguita dagli uomini delle Fiamme Gialle al termine di un'indagine che, partito dopo un sequestro nel 2012 a Taranto, ha portato a compiere delle perquisizioni nel Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Marche, Sicilia, Basilicata e Calabria, dove sono stati localizzati depositi e punti vendita. Il maxi sequestro ha riguardato dispositivi elettrici ed elettronici, dispositivi sanitari, giocattoli, articoli scolastici per bambini, cosmetici ed utensili per alimenti a rischio chimico-sanitario, per un valore nel mercato del dettaglio non inferiore a 7,5 milioni di euro. I responsabili del commercio illecito sono stati denunciati per reati che vanno dalla vendita di prodotti industriali con segni mendaci all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla ricettazione e alla contraffazione. La regione siciliana ha bloccato una gara da 160 milioni di euro per le assicurazioni delle aziende sanitarie provinciali dal sospetto che dietro l'appalto si celi una frode, lo ha comunicato il presidente Rosario Crocetto in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans con l'assessore alla salute Lucia Borsellino e il presidente della Commissione Sanità dell'Ars Pippo Di Giacomo. La truffa che abbiamo scoperto, ha dichiarato Crocetto, ci ha impegnato per molto tempo. È stato un lavoro congiunto e riguarda una gara per quelle delle assicurazioni delle ASP per 160 milioni di euro. Abbiamo presentato un'esposta alla Questura di Palermo che ha già coinvolto la Procura e stiamo inviando carteggio alla Corte dei Conti. Abbiamo già avviato, ha affermato il governatore, il provvedimento revoca annullamento della gara perché non lo riteniamo assolutamente conveniente per la Sicilia e abbiamo seri dubbi sulla società che ha vinto la gara, la società AM Trust, che è considerata una sorta di contenitore vuoto. Crocetta ha poi mostrato un non corposo carteggio contenente i documenti relativi alla vicenda e la ricostruzione di tutti i passaggi dell'operazione. Quando si stava espletando la gara assicurativa per 160 milioni di euro, ha proseguito il governatore, ne ho parlato con Lucia Borsellino e ci sono rizzati i capelli. Come si può fare una gara per 160 milioni di euro? In seguito a una ricerca abbiamo così scoperto che quella gara era inizialmente prevista per un importo da 75 milioni di euro e l'importo era più che raddoppiato. Non solo ci costerebbe più del doppio, ma sarebbe inutile perché la franchigia non coperta all'assicurazione è quella al di sotto dei 150 mila euro, ma quasi tutti gli incidenti che si sono verificati in questi anni nelle ASP sono stati al di sotto di questa soglia. Riteniamo che la regione, ha concluso Crocetta, realizzando un fondo di garanzie di 40-50 milioni di euro, può tranquillamente assicurarsi per tutti i rischi delle ASP. Qualora questo fondo venga intaccato, sarà sufficiente ripristinare ogni anno l'intera somma. 441 pagine di nulla. E questo è il giudizio che dà il presidente di Confcommercio Sicilia, Pietro Agen, sulla finanziaria regionale. Una finanziaria che non ha niente di buono, che non fa nulla per lo sviluppo, che non punta sui giovani e che non farà crescere certamente il PIL della nostra regione. Anzi, l'anno prossimo si registrerà un ulteriore segno meno, esattamente un meno 0,2%. La Sicilia l'anno prossimo, se tutto va bene, avrà un ulteriore calo del PIL dello 0,2%, mentre l'Italia, secondo noi, salirà dello 0,4%. E non di quel 0,71 che dice il governo, ma comunque salirà. La Sicilia perderà lo 0,2, sarà il settimo anno consecutivo di calo. Insomma, un documento che certo non pensa al bene della regione, secondo Confcommercio, ma è il solito spreco che affossa una Sicilia che già annaspa. L'esempio è dato dalla gestione della formazione piuttosto che dal turismo e dall'imprenditoria. È un conto della spesa dove ci sono le spese ordinarie, quelle di sopravvivenza, di gestioni, personale, pulizie, ammodernamenti. Guardate, ho letto 441 pagine, le ho lette tutte, ve lo posso garantire, cercando disperatamente qualcosa che fosse sviluppo, promozione, turismo, rilancio dell'economia. Non ho trovato assolutamente niente. Ho trovato alcuni tagli insensati, ma al di là dei tagli che posso anche per certi aspetti capire, non dappertutto, non ho trovato nulla che faccia sviluppo. Io credo che questo bilancio sia, questa finanziaria sia un'ottima finanziaria per preparare il default della Sicilia, perché non ci si rende conto che se non c'è sviluppo diminuiranno ulteriormente i redditi e quindi diminuiranno ulteriormente le entrate. È il gatto che si morde la coda. Cala il PIL, cala il rendimento, diventiamo sempre più poveri se non facciamo nulla per produrre ricchezza. E la ricchezza, è inutile prenderci in giro, la creano solo le imprese. Tutto il resto è parassitismo e sopravvivenza. Qui parliamo solo di precari, di forestali. Pensate al Ciapi, che ormai si va, tra un po' avrà 5.000 dipendenti, no?
Ma voi pensate una società di formazione con migliaia di dipendenti? Ma ha senso? Ma questa è crescita, questo è sviluppo, questa è follia. Un cenno poi viene fatto alla legge di stabilità, che certo non spicca per interventi utili allo sviluppo, ma tuttavia, dice Agen, è sempre meglio della finanziaria regionale. La legge nazionale, devo dire, non è una buona legge, perché anche là si investe poco, però devo dire che là io alcuni segnali positivi qua e là li scorgo. Ad esempio la legge nazionale per la prima volta parla di consorzi fidi e di interventi. La Regione Sicilia stanzia per l'abbattimento interessi di tutto il sistema dei consorzi fidi 400.000 euro. Significa che potremmo restituire alle aziende lo 0,01 probabilmente degli interessi pagati. A questo punto tanto vale cancellare il capitolo, mentre a livello nazionale qualcosa c'è. Organizzazione degli uffici regionali e la grave situazione dei precari della nostra regione. Questi temi all'ordine del giorno dell'assemblea convocata dalla UIL FPL, che vuole svegliare un po' questa regione che sulle tematiche importanti sembra essere assente. Sì, ancora la regione siciliana è assente, anche se abbiamo fatto diversi tavoli tecnici un paio di giorni fa con il presidente della regione, ma c'è molta confusione, non si riesce a sistemare questa vicenda che penalizza 22.000 lavoratori in tutta la Sicilia. Quindi noi oggi facciamo questo convegno per ribadire: ora basta, finiamola e cerchiamo di metterci d'accordo, che così si conclude quest'opera. Quest'opera che, guarda caso, queste precarie sono il fiore all'occhiello della Sicilia. Noi speriamo che il governo dia una svolta diversa di quello che sta facendo fino adesso. Altro tema importante che si affronta durante questa assemblea della UIL FPL è il ruolo del dipendente regionale, alcune volte sottovalutato dalla stessa regione, quando invece può rappresentare una risorsa. Il dipendente non è altro che un cittadino, e rappresenta la vera sentinella dei cittadini nella pubblica amministrazione. E conosciamo i percorsi burocratici, che sono sicuramente lenti, che si devono rinnovare, che si devono ristrutturare, ma si deve dare sicuramente un ruolo diverso da quello che l'opinione pubblica ormai ha nei confronti dei dipendenti pubblici. Il dipendente pubblico è visto come un lavoratore d'élite, considerando che in media ormai più del 60% dei dipendenti pubblici hanno uno stipendio sotto la soglia minima sociale, intorno ai 1.000-1.500 euro. Diciamo che il dipendente pubblico deve riprendere sicuramente la propria dignità di come lavoratore e come uomo in questa società. Come riorganizzare allora gli uffici regionali? Ma sicuramente devono essere più snelli nei metodi della burocrazia, devono essere più vicini alle esigenze del cittadino. Si devono utilizzare i mezzi informatici nuovi, il sistema online sicuramente verrà utilizzato. E la nuova organizzazione, sicuramente che è in atto nella regione siciliana, deve avere sicuramente una guida che al momento però manca. Ossia, noi notiamo che c'è un'assenza di direttive politiche tali da garantire l'efficienza vera di una vera amministrazione. Pasta di sale, materiale di riciclaggio, ceramica, legno e corteccio, ma anche pasta. Sono questi materiali utilizzati dai bambini delle scuole comunali all'infanzia, dei loro genitori e del personale scolastico per realizzare i presepi che da oggi e per tutto il weekend saranno esposti all'Istituto Ardizzone Gioeni. Stamattina si è svolta l'inaugurazione alla presenza dell'assessore alle politiche scolastiche Valentina Scialfa. Alcuni di questi presepi verranno donati all'Istituto Ardizzone Gioeni. Assessore, un'occasione importante che unisce i bambini delle scuole comunali dell'infanzia, ma soprattutto in uno spirito solidaristico. Scuola materna, i nostri 17 istituti di scuola materna, che sono veramente un po' il fiore all'occhiello di questa città, perché non tante altre volte ci siamo visti là e voi vedete come sono ben organizzate. Io ringrazio l'Istituto di Tradizione Gioiani per averci veramente ospitato. Presepi, la tenerezza nel cuore dei bambini, il messaggio del presepe è un messaggio tenero, dolce, che noi abbiamo voluto che ci fosse qui oggi, fatti proprio da loro in tutte le forme, e quindi siamo veramente contenti di questa iniziativa.
Si rinnova anche quest'anno uno degli appuntamenti più attesi fra le comunità, fra le cooperative catanesi. Stiamo parlando del pranzo che organizza la cooperativa Insieme, che si occupa di disabili psichici. È dal 1997 che si porta avanti questa tradizione, negli anni è cresciuta sempre di più e la partecipazione anche dei condomini e di tante persone che da fuori vengono per questa occasione dimostra come sia un appuntamento atteso. Sì, è un appuntamento sentito, è fortemente voluto dagli operatori e anche dagli utenti delle due comunità, della cooperativa Insieme, perché è un momento rituale che però ha un forte valore sia sul piano simbolico sia sul piano reale. Sul piano simbolico perché è un momento in cui l'utente non è più solo e semplicemente un utente o un paziente, ma è una persona che ha piacere di invitare nella casa in cui vive quotidianamente le altre persone che sono coinvolte nella sua cura. Quindi ha anche un valore reale molto forte, cioè ci si incontra fra persone sì che hanno un disagio psichico, che hanno una sofferenza, una patologia, e tra le persone dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale o del comune, dell'ente locale che è l'inviante, appunto in quanto persone si incontrano, si scambiano gli auguri, condividono un momento conviviale che poi per la tradizione mediterranea è molto sentito, il pranzo. Un bel regalo di Natale quest'anno per gli utenti della cooperativa, perché dal prossimo anno si potranno occupare della pulizia del condominio, questo per far capire che quelle barriere che a volte si creano, quei pregiudizi che si creano possono essere abbattuti e che bisogna integrare chi ha delle difficoltà. Sì, è una vera soddisfazione raggiungere questo tipo di obiettivo. Da anni era così nel pensiero, nell'anima di ognuno di noi operatori che lavoriamo in questo settore, e finalmente quest'anno si è concretizzato. Con i nostri, con le famiglie del nostro condominio, negli anni comunque abbiamo sempre cercato di costruire un rapporto di collaborazione, di amicizia, tant'è che sono sempre stati presenti nelle nostre feste, e finalmente quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che è l'inserimento lavorativo. Saranno impegnati quattro nostri utenti che si occuperanno proprio delle pulizie di questo enorme condominio. La scommessa è già partita, ma è anche quella di poter vedere, di poter realizzare un incremento di questo tipo di attività, sperando nei condomini vicini che insomma apprezzino un po' quello che noi stiamo facendo.